e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi avevo detto che ci sarebbero state delle novità. Ebbene sì, da oggi, 15 ottobre, iniziano i Vlogowin. Praticamente volevo fare per 15 giorni, quindi da oggi fino alla fine di ottobre, diciamo, un po' di più di 15 giorni, vabbè. I vlog tutti i giorni, come facciamo i vlogmas per Natale, volevo fare anche i vlogowin per Halloween. Così vi tengo con noi, vi faccio vedere un po' quello che facciamo, così come ci prepariamo ad Halloween, come ci prepariamo, come decoriamo. E tutte queste cose qui, come si vestiranno i bambini, la festa, dove andremo, tutte queste cose qua, insomma. Generalmente, come vi dicevo anche per l'autunno, non sono una che va a decorare la casa perché, non è che mi piace tantissimo, però magari se troviamo qualche cosina carina, magari possiamo prenderla, cose. Magari una zucca con intagliata oppure i ragni no, non vedrete i ragni perché sia io che Giorgia in generale abbiamo la fobia dei ragni, quindi sicuramente non vedrete ragni, però magari non so, le zucche può darsi di sì, vediamo se troviamo qualcosa che non costa tanto, così tanto da mettere. Quella, ma ve l'ho detto, cioè, non è una cosa che ho mai fatto e quindi non la faccio adesso. Però ho visto da Chiaretta, sul canale YouTube di Chiaretta, che lei ha messo una fila di luci con le foglie veramente troppo troppo carina. E quella lì non mi dispiacerebbe da mettere magari sopra il divano, appiccicata al mobile, molto molto carina, che va con le pile, mi diceva, cioè diceva in un video. E quindi quella lì, se la trovassi, sarebbe molto bella. Vediamo se riusciamo, andiamo a fare magari poi in questi giorni un giro da Teddy e vediamo da Teddy cosa troviamo, che mi sembra che, vedendo anche video di altre ragazze, mi sembra molto, cioè che ha abbastanza roba, no? Così vediamo un po' cosa troviamo. Boh. Comunque, tra poco arriverà anche lo speciale 900 iscritti, non mi sono dimenticata, e colgo l'occasione, visto che parliamo degli iscritti, di ringraziare tutti i nuovi iscritti e tutte le persone che da tanto che ci seguono, e spero che i nostri video vi piacciono. Sempre in questi vlogwin, una ragazza mi ha chiesto di vedere la nostra routine mattutina e la nostra routine serale, e quindi sicuramente uno dei diciamo dei vlogwin, cioè due, saranno magari su queste cose qua, così almeno ve la facciamo vedere. E niente. Adesso ho svegliato Manuel che si sta preparando per andare a scuola perché sono le 7, ha appena suonato le campane. E io sono venuta giù che così scarico la lavastoviglie, metto le cose che Maurizio ha usato per fare colazione stamattina. Manuel da colazione non ne vuole, ha detto che se la vuole prendere, se la prende alle macchinette. E così poi lo saluto che prende il pullman e vado a svegliare Sabrina e Giana, perché Gabriele è di nuovo a casa perché ha la tosse. E invece Giorgia ieri gli è salita di nuovo la tosse e il raffreddore, perché mi ha detto che a scuola è. Aspettate che mi fa male. E praticamente proprio davanti alla finestra e la aprono e la chiudono in continuazione, e quindi è ovvio che poi i ragazzi si ammalano. Poi ha detto che uno dei suoi compagni è andato a scuola, che aveva il raffreddore, la tosse, tossiva e starnutiva senza la mascherina,
quindi se l'è ripresa anche lei. Perché Gabriele il raffreddore non ce l'ha, ha solo la tosse, però appunto con la tosse non la posso mandare, quindi è a casa. E Giorgia adesso è a casa da oggi, che è mercoledì 14 ottobre. Infatti io sto registrando questo video, così voi lo vedrete domani, giusto, che parte dal 15 di ottobre. E vedrete, cioè i video, tipo oggi registro questo, lo vedete domani, domani ne registro uno, lo vedete dopodomani, e saranno così tutti, diciamo, sfalsati di un giorno. Vabbè, vado, se no non concludo niente. E noi ci vediamo, ci aggiorniamo più tardi. Ho piegato un po' di panni, non tantissimi, quelli che sono usciti dall'asciugatrice, asciutti. E adesso vado a svegliare Pia, che poi vado a trovare la mia Allora, amica sono Sara. tornata a casa e è stata una bella mattinata, abbiamo chiacchierato, ci siamo confrontate, è stata proprio una bella mattina. Adesso ho messo su la pentola dell'acqua perché andrò a fare la pasta e pensavo, visto che abbiamo questi pomodori secchi, oggi poi devo andare a comprare due o tre cose, però visto che ho questi pomodori secchi, di fare un pesto di pomodori secchi. E ci cuniamo la pasta, facciamo per tutti la pasta senza glutine, vediamo come viene, poi vi faccio sapere. E niente, la mia amica mi ha dato delle patate del suo orto, e quindi stasera sicuramente mangiamo le patate e poi vediamo un attimino, ho delle melanzane, vediamo, poi vi dirò. Per adesso prepariamo il pranzo, poi tra un po' arrivano le bambine, le vanno a prendere e poi veniamo, tanto che aspettiamo Manuel, frulliamo i pomodori secchi per fare il pesto. E voi invece cosa mangiate di buono oggi 15 ottobre per voi, per quando vedrete questo video, per pranzo o se lo vedrete più avanti, cosa avete mangiato? Ovviamente, se lo vedete tra 6 mesi, non penso che vi ricorderete cosa avrete mangiato il 15 di ottobre, sì, 15 di ottobre, però fatemi sapere, che prendo sempre spunti e idee, va sempre bene. Niente, adesso preparo il tavolo e poi vado a prendere le bambine. Diciamo del pulmino che le aspetto. Intanto edito il video che voi avrete visto oggi per me, ma che dovete vedere oggi, ma che per voi invece quando vedrete questo video era ieri.
quindi sono ancora in alto mare. Molto, molto in alto mare. È arrivato Manuel, tanto faccio veloce a fare questo. Ho messo i pomodorini nel frullatore e ora andiamo a frullarli e vediamo come viene. Io non so perché. Perché secondo Purtroppo il me mio amatissimo frullino non funziona più, quindi vado a levare i pomodorini da qua, li faccio a pezzetti e poi niente, ci condiamo la pasta. Li trito un po' sul tagliere e boh. No, la mamma che l'ha messo tutti e due. Io non me non mettere ne musica! Non smettila di tagliarli tu! Ma una per me e una per lei? Magari! Ma mamma quanti la faccio? Come avete visto, siamo andati all'Eurospin e poi ci siamo fermati a prendere l'acqua. Adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Allora, abbiamo preso 4 litri di latte, di questo qui parzialmente scremato della Land, perché non ne abbiamo proprio più e anche i bambini al mattino lo bevono volentieri, anche Pia. Perché sì, quando non c'è il suo, le do questo qua, lo beve tranquilla, lo digerisce. Nessun problema, però vorrei prenderglielo fresco perché preferisco, visto che è ancora piccolina, oppure il suo, proprio quello dei bambini. Poi ho preso 2 pacchetti di pennette rigate per cambiare un po', perché sono sempre mezze penne. Poi 2 passate di pomodoro perché vorrei fare il sugo con il tonno, che è un po' che non lo mangiamo. E 2 confezioni di cordon bleu, queste qui da 4 era in offerta 1,95 euro, mentre questa qui da 2 è a prezzo normale. Sinceramente non lo so quanto l'ho pagata.
Poi gli hamburger, questi qui di suino senza glutine per Maurizio e Gabriele. E per finire una confezione di croissant alla ciliegia, che sono buonissimi. E niente, questo qui è tutto quello che abbiamo preso. Adesso vado a preparare la cena. Stasera per cena facciamo i cordon bleu con gli hamburger di suino e le melanzane grigliate. E invece per me, che non mi piacciono, non lo so cosa che ci metterò assieme, qualcosa ce l'ho. Cena, ho deciso di fare anche un risottino, solo che qui la cipolla ci sta bruciandino. Qui invece è ancora buona, meno male. Qui c'è la piastra per fare le melanzane grigliate e poi cordon bleu e hamburger. Faccio vedere, è pronto il risotto. E in realtà non so neanche io bene che risotto ho fatto, perché ho messo un po' di vino, ho fatto andare, poi ho aggiunto il brodo, poi è cotto e poi ho messo la curcuma. E qua il nostro è riso, orzo e riso integrale, avena e grano. Invece questo qui è il risotto per Maurizio e Gabriele, anche per loro ho usato il vino e poi il brodo e infine la curcuma. Non si vede tantissimo. Comunque poi sto preparando qua le melanzane grigliate, lì ce n'è già qualcuna grigliata, e dopo metto su cordon bleu e hamburger e basta. Buona cena a noi e a voi anche se state mangiando quando guarderete. Allora, abbiamo finito di mangiare, la situazione è questa. Qui è venuto giù l'affare del mobile, adesso mi metto qui e sistemo tutto qua. Cucina messa in ordine e pulita più o meno, diciamo che ci sono delle cose che non mi piacciono, che ci sono, ma vabbè. Adesso è tardi, andiamo a dormire, mezzanotte e mezza. Qua ci sono le caffettiere per Maurizio pronte per domani mattina. Pia inizia a sclerare, poverina, perché ha sonno. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!